sofferente e provato, tanto da non riuscire a trattenere le lacrime. Si è presentato così Fabrizio Miccoli in conferenza stampa per il doveroso chiarimento sulle vicende che l'hanno visto protagonista negli ultimi giorni. Sono un calciatore, non un mafioso, ha detto tra le lacrime. Da tre giorni non dormo, sono uscite cose che non penso. E lui sembra proprio non trovare pace dopo l'avviso di garanzia ricevuto dalla Procura di Palermo per estorsione per le sue frasi offensive nei confronti di Giovanni Falcone. Quel fango di Falcone, la frase che lo ha fatto finire nella bufera, frasi intercettate dagli inquirenti. Chiedo scusa a tutta la città di Palermo e alla mia famiglia per quello che ho fatto, dichiara l'ex capitano rosanero. Spero che mi venga data la possibilità del perdono. Perdono per la frase ingiuriosa pronunciata dal calciatore salentino durante una conversazione con l'amico Mauro Lauricella, figlio del boss mafioso Antonio, il cui telefono era sotto controllo per arrivare al padre latitante. Ho sempre partecipato alle partite del cuore per onorare la memoria dei magistrati uccisi, dice il calciatore, al quale il Palermo ha deciso di non rinnovare il contratto. Quando finirà questa storia? Voglio fare il testimonial della legalità. Spero che la signora Falcone me lo permetta. Miccoli non si giustifica, ma si assume le sue responsabilità e chiede scusa a tutti, alla città di Palermo innanzitutto. Il giorno dopo l'interrogatorio fiume, durato 5 ore davanti ai magistrati che a Palermo lo accusano di estorsione e accesso abusivo al sistema informatico, l'ormai ex capitano del Palermo ha cercato di chiarire la sua posizione raccontando la sua storia di uomo e di padre di famiglia che ha sempre cercato di crescere i figli nella legalità. Sono contrario alla mafia, ho cercato in questi 6 anni di essere amico spontaneo con tutti senza pensare a cosa andavo incontro. Poi ha tirato in ballo la signora Falcone, l'ho chiamata, dice Miccoli, mi ha detto delle bellissime parole, mi ha detto che bastava chiedere scusa a tutta la città perché fossero accettate, anche se, a detta dei giornalisti palermitani, Maria Falcone lo avrebbe smentito. Non è vero che Fabrizio Miccoli, dice la sorella del magistrato ucciso dalla mafia, mi ha chiamato, voleva farlo ma non abbiamo parlato, non deve chiedere scusa a me, deve chiedere scusa a Giovanni, ai siciliani e agli italiani.